prodotti di qualità. Ecco, la SAO che ti ha chiesto, sono due temi che io sottolineerei, diciamo, con l'evidenziatore. Il primo è questo accordo per presentare in Europa il piano per l'acqua, che è decisivo perché, insomma, sapete che l'alternarsi di siccità e di alluvioni, se sulle alluvioni possiamo intervenire, e lo stiamo già facendo, anche del governo investiamo 100 milioni, se facciamo una buona manutenzione come stiamo facendo con i consorzi, è l'intervento di manutenzione, di prevenzione e manutenzione che già facciamo. Il problema è che quando ci sono eventi avversi, alluvioni, periodi veramente piovosi, come quelli che ormai si registrano, periodi costanti, e mi pare, sono convinto che quello, tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. 100 milioni di investimenti, se li investiamo tutti gli anni, non sono pochi, perché poi i soldi, oltre che averli, bisogna anche spendere. E come vedete in giro, opere nuove cominciano ad esserci, e soprattutto noi abbiamo puntato con i consorzi sulla manutenzione. E anche questo si può vedere in giro, che i canali, i fiumi sono tenuti più puliti, gli alberi sono manutenuti, sono governati. Il problema riguarda il periodo delle siccità, ed è importantissima la disponibilità che io ho chiesto al ministro, al commissario Hogan, di trovare il modo per finanziare in questa regione la costruzione di invasi pubblici, anche di grandi dimensioni, credo che 2-3 invasi debbano essere programmati. La costruzione poi avverrà in un arco di tempo anche più lungo, ma insomma intanto vanno programmati, occorrono tempi precisi e finanziamenti pubblici adeguati. E poi agevolare anche la costruzione di invasi di proprietà, di invasi di agricoltori, anche questi con finanziamenti.